questione, buonasera a tutti. Allora, intanto anticipo che parleremo sì, sicuramente anche dell'applicazione, ma prima è bene spiegare bene tutto il concetto che c'è dietro alla nostra proposta e le diverse fasi. Adesso poi si capirà meglio il perché. E probabilmente, anticipo Guido, come avevamo già parlato, è possibile che ci siano ulteriori diciamo webinar per poter approfondire in sostanza più in dettaglio la piattaforma. Dunque, io passerei subito a descrivere brevemente l'agenda di quello che andrò a dire, spiegare, che semplicemente qual è il problema in modo discretamente approfondito, e poi andremo a verificare a vedere, comunque vi illustrerò come si sviluppa la soluzione che proponiamo, perché non è semplicemente un'applicazione, non è semplicemente un prodotto, ma è un sistema complesso, per così dire. Mi presento, io sono Roberto Frisina, sono appunto CEO e co-founder della Frieco Società Benefit. Dal 2018 appunto abbiamo sviluppato la nostra startup, ho 16 anni di esperienza imprenditoriale nell'ambito della metalmeccanica con un'esperienza pregressa, 3 brevetti attivo appunto sulle tecnologie che abbiamo sviluppato. In generale, il problema che noi vogliamo affrontare è molto grosso ed è diciamo, il problema della crisi climatica, ma in particolare l'impatto dei rifiuti, della gestione dei rifiuti che ha su appunto la crisi climatica e quindi il problema di sostenibilità dei rifiuti stessi, insomma, dei rifiuti e della gestione degli stessi. Sappiamo che appunto l'incremento della popolazione a livello mondiale è destinato appunto ad aumentare e nel mondo appunto si sfruttano in modo eccessivo le risorse naturali, ma appunto i rifiuti se ne producono circa 500 kg all'anno per persona. Per un totale di 2,2 miliardi di tonnellate all'anno ed è una cifra che è destinata a crescere. Il 59% di questi rifiuti sono inorganici e questi rifiuti inorganici tendenzialmente occupano molto spazio rispetto all'organico e in particolare i rifiuti inorganici sono, ad esempio, penso che lo sappiano tutti, però io preferisco sempre rinfrescare la memoria. Sono ad esempio la plastica, quindi tutti gli imballaggi in plastica, tutti gli imballaggi in vetro, poi ci possono essere delle cose interessanti dal punto di vista di come viene effettuata oggi, come oggi la raccolta differenziata, sul fatto che oggi nella raccolta differenziata tendenzialmente si va a raccogliere solo il vetro cavo, quindi per esempio il bicchiere non dovrebbe essere messo nella raccolta differenziata del vetro, ma questo è un altro discorso che potremmo poi verificare in altro momento. Poi fanno sempre parte anche i metalli, quindi che sia alluminio o latta, e la carta e cartone. Il 56% di questi rifiuti finisce in discarica, oggi come oggi, oppure viene incenerito. Questi processi generano una serie di gas serra, che vanno a influire nell'atmosfera creando appunto il lento e inesorabile riscaldamento globale che molti prima di me hanno già detto e sanno spiegare molto meglio di me, glielo dico nel mio piccolo,
E quindi diventa sempre più importante, diciamo, questo trend. È brutto dire trend, ma ormai lo è. Questo trend è questa necessità di svoltare e cambiare i comportamenti, soprattutto. In merito all'effetto serra, io ho preparato un video che è visibile sul sito della NASA, dove fa vedere l'andamento, adesso ve lo ripropongo, dove fa vedere l'andamento dal 1936 fino a 10-20 anni fa, di come il riscaldamento globale incide nell'atmosfera terrestre. Ovviamente le zone fredde sono quelle in blu-bianco, poi man mano le zone calde, il riscaldamento cosiddetto globale è sempre arancione tendente al rosso. E come potete vedere, guarda caso, dal 1970 in poi che c'è stata la diffusione della plastica, è successo qualcosa, effettivamente. Ecco, fino al 2014. Riprendo la presentazione, quindi questo che cosa provoca questo famoso riscaldamento globale? Il primo grave problema è quello io ne dirò alcuni, ovviamente ce ne sono molti altri, lo scioglimento dei ghiacci, questi potenti fenomeni atmosferici che sempre più frequentemente stiamo vedendo nelle nostre città, e ad esempio gli incendi boschivi, ma me ne vengono in mente tanti altri come l'acidificazione degli oceani e tante altre cose. Erano solo alcuni esempi. Poi un altro grande problema è, sempre ricordo legato alla gestione dei rifiuti, è quello dei costi. Dei costi che sono dovuti al sistema di raccolta, quindi il fatto che i camioncini vanno in giro per tutta la città e creano traffico e devono andare a ritirare porta a porta o meno il rifiuto. Poi i costi che ci sono all'interno dell'impiantistica per appunto la selezione e il trattamento dei rifiuti e i costi di smaltimento. Parliamo di costi diretti e indiretti, quindi costi diretti dell'attività, ma anche indiretti poi che si possono riflettere, per esempio, sulla spesa sanitaria pubblica. Quindi, come dicevo, bisogna pensare che ci deve essere un cambiamento da parte di tutti, quindi sia i cittadini, il comportamento dei cittadini, ma non è solo loro la necessità di cambiamento, perché anche le aziende devono effettuare delle scelte diverse, per così dire più etiche, e allo stesso modo anche gli enti pubblici. Quindi sono tutti gli attori del territorio che devono fare delle scelte di un certo tipo, sostanzialmente. E quindi si devono trovare delle nuove soluzioni, si devono adottare delle nuove soluzioni per ridurre le emissioni sicuramente, ma devono essere delle soluzioni sostenibili anche in termini di costi. Un primo passo per iniziare a fare delle valutazioni, probabilmente lo conoscerete già, è il fatto che bisogna comunque quantificare, quantificare le emissioni prodotte di un'azienda, ad esempio, ma anche quantificare poi, ad esempio, i rifiuti che sono prodotti. Una diretta conseguenza non mi dilungo sul discorso della quantificazione delle emissioni, che ci potrebbero essere altri momenti. Una diretta conseguenza della quantificazione delle emissioni è, per dare una soluzione alle emissioni di un'azienda, faccio un esempio, la cosa che sempre più spesso si va ad adottare è il fatto di fare una compensazione di queste emissioni, che è la cosa più facile, certo, però è molto borderline, perché
si va a rischiare un tema di etica e di greenwashing, quando, facendo un esempio concreto, cosa serve se io faccio inquino, faccio l'esempio, a Milano e poi vado a piantare gli alberi in Bolivia. Comunque sto inquinando Milano, e questo dal mio punto di vista non è esattamente la cosa, diciamo, migliore. Sarebbe opportuno agire in loco, anche se non è la cosa più facile. Salto da diversi temi, però ho pensato di prendere delle cose interessanti. Una delle cose più difficili nella riduzione delle emissioni con la modalità della GHG è quella dello scopo 3, cioè delle emissioni indirette che provengono dalla catena del valore, ovvero dalla catena di fornitura e dalla catena di vendita. E una delle possibili soluzioni interessanti che è alternativo all'offsetting, ovvero alla compensazione, è l'insetting, che va a generare valore all'interno nel luogo dove appunto avviene la fornitura, dove ci sono i fornitori o i clienti. Ho fatto un po' una panoramica di quello che sono i diversi temi che noi andiamo ad affrontare, soprattutto sulla parte della soluzione, no? Quindi noi, come approccio, vogliamo portare avanti un modello più sostenibile, come detto, sia dal punto di vista un modello più sostenibile per la gestione e il riciclo dei rifiuti, e si presenta in modo decentralizzato, e vedremo anche il perché. Lo abbiamo chiamato economia circolare su scala locale, si compone di questi tre diversi pilastri, che sono la riduzione del volume alla fonte dei rifiuti, il riciclo localizzato degli stessi e poi l'utilizzo di una piattaforma digitale per dare diversi servizi collegati al processo di riciclo. Quindi, andando a dettagliare i diversi pilastri, la prima parte è la riduzione del volume, ed è quello per cui è nata la nostra startup, perché appunto, avendo esperienza nell'ambito della metalmeccanica, nasciamo proprio dallo sviluppo di cose hardware. Abbiamo sviluppato quindi questa tecnologia che è brevettata con tre brevetti, permette di triturare, quindi ridurre in piccoli pezzi da circa un centimetro tutti i materiali inorganici, ma anche organici, e quindi riesce a ridurlo del 95%. Cosa vuol dire visivamente una cosa del genere? Quindi, dove prima c'erano 20 sacchi, in questo caso è plastica, da 110 litri che occupavano una certa dimensione di spazio, una certa area, utilizzando la nostra attrezzatura o la nostra macchina, il nostro elettrodomestico, diventa un sacco solo. Questo comporta chiaramente tutta una serie di benefici, sia a livello della logistica che a livello di tutta una serie di conseguenze, insomma. Andando a spiegare come sono e cosa sono le macchine, sono delle apparecchiature chiaramente IoT connesse, con tutta una serie di sviluppi, e ci siamo inventati, dato che sono degli elettrodomestici che sostanzialmente non esistono, la nostra visione è quella di creare degli elettrodomestici per i rifiuti, un po' come lo sono state le lavatrici o le lavastoviglie 40 anni fa o 50 anni fa. E niente, quindi abbiamo creato il nostro catalogo, che sostanzialmente è fatto così. Quindi abbiamo tendenzialmente una parte superiore, e questa è dove si inserisce l'oggetto che si vuole triturare o ridurre di volume, e poi abbiamo una parte inferiore dove c'è il cestino di raccolta. Quindi è in questa tabella, come si può vedere, nella parte input possiamo avere delle macchine in cui si può inserire solo delle bottiglie. Adesso teniamo come paragone le bottiglie, che visivamente rende l'idea.
delle bottiglie da mezzo litro con nella parte inferiore diversi cestini di raccolta. Pertanto io avrò delle macchine che hanno una bocca d'ingresso di una certa dimensione e poi sono scalabili per dimensioni in base alle diverse necessità e applicazioni. Idem, ci sono delle versioni per inserire una bottiglia per volta da 2 litri, ma in alcuni casi poi chiaramente deve essere più produttivo l'oggetto e quindi stiamo parlando di macchine che hanno nella parte superiore si possono inserire 30 litri. 30 litri stiamo parlando di cestini, classici cestini, quindi si possono mettere 8, 9 bottiglie contemporaneamente o altre tipologie di oggetti o rifiuti, fino ad arrivare anche a 120 litri di ingresso. E queste sono è un po' la come abbiamo ragionato lo sviluppo. Adesso faccio un po' una carrellata sulle diverse tipologie. Come detto, la parte superiore c'è l'input del materiale, in questo caso è un singolo ingresso, ha un pannello touchscreen dove comanda la salita e la discesa della porta d'ingresso, l'avvio, è una macchina che può andare a 220 o 380, le dimensioni sono molto compatte perché è alta e come un classico elettrodomestico, alto 85 cm, largo 60 cm e profondo 56, ha doppio programma, il motore è 2,2 kW, ma il tempo ciclo è molto breve. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io schiaccio il bottone, nel caso del programma 1, che vuol dire plastica, tendenzialmente la plastica è quella che ci mette un po' più di tempo perché nel nostro caso, nella nostra tecnologia, è così, e ci vogliono 30 secondi. E invece per quanto riguarda vetro, cartone, ce ne vogliono 15. Ha delle serrature di sicurezza, questo vale un po' per tutte le macchine, e il segnalatore del cestino pieno, chiaramente. E in ognuno ha diverse applicazioni e uso preferenziali, questo più per l'uso domestico o per esempio delle imbarcazioni. Un po' come può essere applicata all'interno di una cucina, ad esempio. E questo esempio è molto simile a quello precedente, ma ha la caratteristica di essere più potente, perché è pensato più per la ristorazione o le aziende, infatti è applicabile ad esempio in una cucina industriale, ha chiaramente la scocca esterna in acciaio inox, in conformità a tutte le altre macchine che si possono trovare in questi ambienti. Questo è un altro esempio per differenziare, che riguarda una bocca d'ingresso da 0,5, quindi per le bottigliette da mezzo litro, ha un cestino di raccolta molto più contenitivo, per così dire, il motore è meno potente e ha tutte le altre caratteristiche, è un po' più piccolo, un po' più stretta come dimensione, chiaramente, e come potete vedere è un'applicazione che può essere ad esempio nelle aree pauso caffè. Questa è invece una versione che abbiamo sviluppato appositamente per il bando Mangia Plastica del Ministero della Transizione Ecologica, dove non è il nostro primo mercato, ma abbiamo scoperto questa cosa, ho detto perché non fare una macchina, visto che è questo richiesto, cioè richiedono degli ecocompattatori, e noi di fatto facciamo una tecnologia che è l'evoluzione del compattatore. Il compattatore ha diverse problematiche, è una tecnologia alternativa, ma ha diverse problematiche, quindi riduce non più del 60%, ma per esempio il vetro non lo fa, la plastica la fa, schiaccia, ma la plastica ha un ritorno di forma, quindi non avrà mai le prestazioni di un trituratore. Ora, il vantaggio che abbiamo noi con la nostra tecnologia brevettata è che con poca potenza riusciamo a fare questa azione di triturazione. Non è che non esistano i trituratori, ma sono quelli industriali che hanno necessità di motori molto, molto grandi,
e quindi elevati assorbimenti di energia elettrica. Questo è paragonabile come dimensione d'ingresso, cioè si mette una bottiglia per volta sostanzialmente da 2 litri, ma ha un cestino di raccolta molto capiente ed è ha un touch panel molto grande, la bocca d'ingresso si può attivare solo grazie a degli option che ci sono, che sono lo sblocco porta con la tessera sanitaria o con la carta d'identità, e poi c'è la scontrinatrice o via app, si possono dare tutta una serie di incentivi. Questa è un'altra versione un po' più industriale da 30 litri. Sì, adesso pensavo di far vedere un po' in azione un video, giusto per rendere l'idea di che cosa stiamo parlando. Caso è un programma plastica. Ha un contenitore un po' ripropriente da ricordare un sacchetto. Questa è la parte superiore dove si va a inserire i diversi imballaggi. In questo caso è la versione da 30 litri e come vedete capiente, ottimo, da 2 litri in plastica, lo faccio sempre come paragone, ma non è l'unica cosa che si fa. Quindi per il programma il sistema start, automaticamente attraverso le osservazioni di sicurezza saranno bloccate le porte, quindi non si può assolutamente aprire in nessun modo, e anche se si vanno a portare si può assolutamente sicura, e dopo 30 secondi, 90 secondi abbiamo la triturazione della plastica. In questo caso è una attrezzatura un po' più dimensionalmente grande dovuta al fatto che era una richiesta specifica, ma per come è conformata la nostra tecnologia possiamo fare delle dimensioni di uscita del materiale molto più, anche più piccolino, diciamo, e variabile la grigia di costruzione di uscita. Faccio velocemente vedere in questo video per quanto riguarda il vetro. Medesima meccanica, si può dire. Questa è sempre la zona di carico di materiale. In questo caso ci sono tantissime cose dentro. Questo posizionamento metto il programma numero 2 perché mi dice il tempo di lavoro in questo caso, per semplificarlo abbiamo questo del vetro. Chiaramente il vetro si riduce molto di più come attrezzatura, ma al contempo ha il problema del peso da non trascurare. Quindi, andando avanti con diciamo con l'esposizione della soluzione, in generale possiamo avere due tipi di utilizzi che io richiamo un utilizzo front-end, per così dire, o uso pubblico, dove con diversi option possiamo diciamo inserirla in modo che un utente terzo possa utilizzare quell'attrezzatura. E questo può essere interessante in diverse situazioni, come ad esempio un'azienda che vuole coinvolgere il proprio personale dipendente in fare azioni sostenibili, reali, concrete, e quindi torniamo al punto di prima di non compensazione, ma di azioni reali.
in questo modo si può, coinvolgendo anche con applicazioni e quant'altro. Oppure un altro esempio che mi viene in mente è aziende che producono, che vendono, per esempio, mi viene da dire la pasta piuttosto che altri cibi o bevande, hanno sempre degli imballaggi. Ora esiste una cosa che si chiama responsabilità estesa del produttore. Noi con la nostra macchina possiamo dare tracciabilità e fare una sorta di gamification con l'utente finale per poter intercettare gli imballaggi che vengono messi in commercio. Questi sono due esempi che mi vengono in mente in questo momento per la nostra tipologia di applicazione. E l'altra possibilità, appunto, qual è? È il back-end, sostanzialmente, per come dire, nel retro, quindi di servizio. E può essere applicabile in diverse situazioni. Chiaramente avrà meno optional, o comunque è importante sempre studiare l'applicazione specifica. Quindi arriviamo a diversi optional o varianti che, ad esempio, una delle prime è la separazione semi-automatica dei vari materiali all'interno della stessa macchina. Cosa vuol dire? Vuol dire che io metto dentro il materiale e poi a mano vado a selezionare qual è il cestino di raccolta che voglio, cioè è plastica, vado sul cestino plastico e lo faccio a mano. Un'altra evoluzione che stiamo portando avanti è la selezione in modo automatico, quindi con dei sensori di riconoscimento nella parte superiore della macchina stessa. Poi c'è tutta la parte di tracciabilità con barcode rispetto al tracciamento e georeferenziazione dei cestini. Chiaramente l'inserimento di touchscreen fino a 7 o 15 pollici e altri dispositivi, come dicevo prima, quindi di riconoscimento, quindi RFID o carta d'identità e la stampante termica. Come proponiamo queste attrezzature, queste macchine? Prima di tutto con la vendita. La vendita può essere in diversi modi, quindi può essere la persona acquista direttamente l'oggetto e paga la cifra, può essere con la modalità del noleggio operativo, quindi paga X al mese in base ai mesi che ha scelto per acquistare l'apparecchiatura, oppure in tre rate via e-commerce. L'altra opzione è quella del servizio, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dopo aver fatto tutta una serie di consulenze per capire meglio qual è la strada da prendere, quali sono i rifiuti prodotti, quali sono gli obiettivi, eccetera, si possono fornire una o più attrezzature. Si può fornire il ritiro incluso del materiale che viene triturato per avvio al riciclo e l'assistenza inclusa. Questo farà un pacchetto no, che ha anch'esso a noleggio operativo e dà un servizio, per così dire, sostitutivo o alternativo alla gestione dei rifiuti. Poi una parte che stiamo portando avanti che richiede, ahimè, degli investimenti. È proprio il noleggio temporaneo da 3 giorni a 6-12 mesi, anche per poter far provare l'apparecchiatura a chi vorrà. E questo è un semplice noleggio, appunto, sarà tutto il giorno o settimana. I settori di applicazione, ahimè, sono tutti coloro che fanno i rifiuti, quindi la platea è molto elevata, ma ci concentriamo soprattutto sulle aziende, soprattutto nel settore dell'oreca, cioè ci sono certe nicchie che hanno una necessità più impellente per, diciamo, la riduzione dei rifiuti e l'ottenimento di uno strumento per ridurre le emissioni CO2 in modo diretto. E quindi i due principali vantaggi che ci sono appunto la riduzione dei costi, vista sia dal punto di vista di un ente pubblico, sia dal punto di vista,
dell'utente stesso che acquisirà questo tipo di prodotto o servizio e di conseguenza la riduzione delle emissioni che va a portare attraverso questo nostro mezzo. E, in particolare, la parte economica di questo tipo di approccio è importante, è inutile nasconderlo. E qui ho messo un esempio di come può essere vantaggioso. In questo caso parliamo solo parliamo del servizio completo, dove tutti coloro che hanno la partita IVA per via del decreto 116 che è uscito l'anno scorso possono svincolarsi dal servizio pubblico per scegliere un servizio privato di gestione dei rifiuti. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che sostanzialmente si va a sgravare una parte della tassa rifiuti, che come vado sull'esempio così si può capire meglio. Questo è un esempio, una categoria 23, quindi è un ristorante, birreria, quel tipo di attività, ha una superficie di 295 metri quadri. Perché? Perché la tariffa si paga, cioè noi paghiamo in modo indiretto, cioè non si sa quanti rifiuti producono, quindi il comune lo dice a lui quanto noi produciamo in base ai metri quadri. Quindi è presunto che questa attività fa 15 tonnellate all'anno, presunto. Quindi paga 6.900 euro, di cui quota fissa 3.600, quota variabile 2.900. Ora, questo decreto dice che se avvia a riciclo tutti i rifiuti che produci, hai lo sgravio di tutta la quota variabile, quindi è 2.937. Noi abbiamo proposto questo tipo di soluzioni con non solo una macchina, ma due macchine, manutenzione, vari contenitori, ritiro, e questo comporta una rata mensile, in questo caso facendolo in 60 mesi, 184 euro, e quindi qual è il vantaggio economico? Che la quota variabile, come ho detto, viene sgravata di 2.937, no? Il costo del servizio che noi diamo è di 2.216, quindi di fatto non è un costo, addirittura è un risparmio che mediamente abbiamo verificato che va dal 15 al 30%. Più è grande l'azienda in metri quadri e più incide questo. Domanda. Vuoi finire questa parte e poi ti leggo la domanda? Sì, finisco solo la parte del vantaggio economico, okay. Molto veloce. In questo caso è una... ho portato un esempio di vantaggio dal punto di vista della sostenibilità di questo approccio su un centro commerciale dove i rifiuti indifferenziati, che questo è sempre il maggior problema, erano 72% prima, poi sono diventati 36%, la raccolta differenziata è incrementata fino al 66%, il riciclaggio era lo 0,4%, poi è diventato 50%, e quindi si va a ridurre di conseguenza la CO2 e i costi legati ai rifiuti. Ok, dimmi pure la domanda. La domanda riguarda questo, dice: come vengono gestiti dei vostri macchinari liquidi presenti nei rifiuti, ad esempio in caso di bottiglie di plastica o vetro non vuote, o come è stato detto prima, in caso di rifiuti organici? Allora, ecco, noi ci siamo concentrati sui rifiuti inorganici perché hanno un problema di volume, di spazio, di dimensione. Sui rifiuti organici abbiamo temporaneamente lasciato da parte la cosa, ma è applicabile, nel senso che se io ci metto i rifiuti organici all'interno del nostro sistema di triturazione, li tritura. Quindi, rispondendo alla domanda, non è un problema, anzi, è una cosa che stiamo portando avanti per dare un servizio completo al cliente finale. Quindi partiamo dai rifiuti inorganici, che probabilmente sono uno dei problemi principali, ma poi se c'è da risolvere il problema dell'organico, il problema non sussiste.
anche perché andremo a proporre, come abbiamo già verificato, una cosa che, ad esempio, una soluzione che ha a che fare con il compostaggio, dei rifiuti organici, quindi su delle macchine che sono un pelino diverse, o altre soluzioni idonee. Bisogna sempre comunque valutare il caso. L'innovazione, il focus dell'innovazione è sui rifiuti inorganici, nel ridurre il volume e differenziarli. Nel caso invece dell'altra domanda è residui liquidi, nelle bottiglie, allora l'azione di triturazione ad alta velocità con poco residuo di liquido, il problema non sussiste perché è quasi come se evaporasse, quindi non rimane. Poi c'è sempre la questione di istruire e formare chi deve utilizzare le apparecchiature. Questo è scontato. Terza possibilità che esiste, bisogna vedere qual è l'applicazione, è un recupero dei liquidi all'interno della macchina stessa, che non è un problema. Quarta possibilità, che la vedremo dopo, è un sistema tipo di packaging che va a dividere gli imballaggi da cibi o liquidi. Penso di aver più o meno risposto, se c'è un altro approfondimento. O vado avanti. Guido, mi senti? Può andare avanti, Roberto. Allora, quindi detto questo sulle macchine, le apparecchiature e quant'altro, abbiamo poi chiaramente portato avanti e sviluppato tutta una serie di servizi correlati che servono per diverse situazioni. Quindi c'è sicuramente una parte di consulenza che riguarda il discorso dei KPI, impatto, percentuale di riciclo. Una cosa importante che abbiamo scoperto è che tantissimi non sanno mai quanti rifiuti producono. Poi tutta un'altra serie di attività. E quindi così abbiamo sviluppato una serie di percorsi consulenziali che mirano a crescere la consapevolezza e che mirano a individuare tutta una serie di problematiche che non si sanno e che servono per risolvere il problema richiesto. Certo, c'è un'altra domanda? Sì, prego. Allora, dice, riducendo solo i rifiuti inorganici e lasciando da parte gli organici, è comunque prevista la detrazione dell'intera quota variabile? No, allora, l'intera detrazione è tutti i rifiuti prodotti. Io ho detto che la nostra innovazione riguarda l'inorganico, ciò non vuol dire che, come ho detto prima, gestiamo anche l'organico. Gestendo l'organico non vuol dire che lo devo gestire per forza con la stessa macchina, con la stessa tecnologia. Posso utilizzare delle tecnologie più o meno esistenti, perché comunque già risolvono il problema. Quindi noi andiamo ad agire puntualmente su una cosa specifica come non lo fa nessun altro. Per l'organico ci sono delle cose che funzionano benissimo, che vanno benissimo, che adottiamo noi in base alla quantità di rifiuti organici che sono generati. Quindi chiaramente, però comunque rispondendo alla domanda, riguarda tutti i rifiuti prodotti. Un'altra domanda, mi chiedono quali sono i tempi di impianto e delle pratiche amministrative per i rimborsi. È più tecnica la cosa, nel senso che lì iniziamo già lo step dell'informazione consulenziale, però comunque si fa un anno per l'altro, detta male. I tempi richiedibili sono, adesso a memoria mi sembra che sia a giugno,
e poi si ottiene per l'anno successivo. Però nel frattempo ci possono essere delle situazioni intermedie dove già si può, cioè in quei 6 mesi intermedi si può già iniziare a fare delle cose e si possono iniziare già a ottenere delle riduzioni. Grazie, per il momento non ci sono più domande. Prego. Grazie alle domande. Quindi questo dicendo, anche la parte di formazione è una soluzione, è una delle, dei servizi correlati che forniamo, ovviamente su tematiche che riguardano i nostri valori, che sono la sostenibilità, l'economia circolare, la tecnologia, l'innovazione, l'etica. Ovviamente servizi di comunicazione per dare l'opportunità ai clienti di comunicare appunto le azioni svolte e anche l'impiego di molti strumenti che il PNRR e diversi incentivi stanno mettendo in campo per sviluppare queste buone pratiche. Ora arriviamo al riciclo locale, che era il secondo step del nostro viaggio, della nostra soluzione. E il riciclo locale, che devo dire subito, che la parte di riciclo locale, la piattaforma digitale, è un po' più indietro come sviluppo rispetto alle macchine che sono già ben sviluppate, consolidate e quant'altro. Questo perché? Perché sono degli sviluppi, delle soluzioni che abbiamo voluto integrare nel corso dei feedback ricevuti dai clienti. Che i clienti ci dicevano e ci dicono: ma io cosa me ne faccio di questo materiale? Non so se la municipalizzata non lo tirerà, eccetera, eccetera. Abbiamo verificato che c'è un po' di frizione da questo punto di vista anche dai player esistenti, e abbiamo detto: vabbè, sai che c'è? Ci inventiamo la nostra filiera. Penso che ce la faremo prima o poi. Con l'aiuto di chi ci crede, penso che ce la facciamo. E l'idea qual è? Partendo dalle nostre attrezzature che riducono il volume, io vado a lavorare il materiale già triturato, quindi avrò una parte di selezione che vedremo dopo il dettaglio di come funziona, del materiale per in primis ottenere della materia omogenea. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che io prendo della plastica mista triturata, ha già di per sé il suo valore di mercato, ma se io faccio tutta una serie di azioni in cui vado a dire: sono sicuro che non c'è più metallo, che non c'è più non metallo e che ho diviso per tipologie di plastica, acquisisce molto più valore quella materia, è già immettibile sul mercato ad aziende che acquistano il PET, il polipropilene e altre materie prime, soprattutto di questi tempi in cui le materie prime sono un grosso problema. E d'altro canto, però, possiamo anche sviluppare attraverso delle altre lavorazioni dei prodotti da rimettere sul mercato. Quindi in dettaglio, come potete vedere, la parte di selezione non è altro che in linea di massima gli stessi processi che avvengono nei normali impianti di riciclo, ma tutto più piccolo. Perché? Perché noi lavoriamo con del materiale triturato, quindi abbiamo un'esigenza, quindi abbiamo la possibilità di avere delle macchine molto più piccole, l'investimento molto più piccolo, quindi a misura di quartiere o di piccola comunità. Questa è cioè fare tutto in scala più piccola, questa è la logica. Quindi in questo caso, appunto, la prima cosa è ottenere materia omogenea, poi attraverso diverse altre azioni, formulazioni e quant'altro, fare dei nuovi prodotti. Questo è applicabile in due possibilità, ovvero all'interno di stabilimenti di circa 2000 metri quadrati o più, però non troppo grandi. In generale possono avere un bacino di utenza di circa 5 km, perché? Perché la logistica ammazza il processo di tutti i processi, cioè il costo
dei trasporti in un bilancio finanziario della gestione dei rifiuti pesa tantissimo, perché si va a portare in giro aria, soprattutto nella plastica. Quindi se si riduce si riducono i chilometri, si riduce la spesa, si riducono le emissioni. Questa è l'idea che è alla base, la nostra idea che abbiamo, appunto, in cui crediamo. L'altra possibilità è impianti su container, quindi anche lì fare delle macchine un po' più piccole, in questo caso, quindi una filiera interna di riciclo che sta dentro questi container, in modo che possano essere trasportabili in zone anche magari remote. Un esempio di uno dei progetti, di un progetto che stiamo portando avanti, sono sempre progetti un po' irraggiungibili, però ci proviamo. Il Fenice, mascherina usa e getta seconda vita. E qua abbiamo avuto la bella idea di voler raccogliere in modo differenziato le mascherine e avviarle al riciclo, al posto di incenerirle. Stiamo facendo diversi progressi, anche se nascondo diverse problematiche a livello di investimenti, perché comunque siamo una startup e facciamo difficoltà a portare avanti diverse cose, ma nel nostro piccolo dei risultati, come si possono vedere, li stiamo raggiungendo anche grazie alla collaborazione di un laboratorio del Politecnico di Torino con cui stiamo collaborando. E come vedete dei risultati arrivano, quindi da una mascherina si riescono a fare delle mattonelle, piuttosto che, questo è un esempio un po' banale, ma è un cubo, ma è dimostrabile che non per forza bisogna bruciarli. Un altro esempio che annunciavo prima era la questione, credo che sia interessante, la questione, ricordo, qua stiamo parlando di già nell'area di non più rifiuti, ma sottoprodotti o ex prodotti. Questa esperienza delle mascherine la stiamo portando avanti, ad esempio, con un'azienda che produce mascherine a livello globale, che non vuole smaltire i propri scarti produttivi. E quindi noi stiamo supportando nel processo di rilavorazione e generazione di nuova materia prima per non creare rifiuto. Questa è una deriva, è una via parallela che sta prima del rifiuto, sostanzialmente. Ed è una possibilità che possono attivare tutte le aziende. Tutte. Bisogna sempre verificare caso per caso, però è applicabile alle aziende in generale. Un altro esempio, sempre nell'ambito del non rifiuto, è il depackaging. Ovvero, nei casi in cui vi è, per esempio, nell'area della produzione dove ci sono surplus produttivi o dove non si rispettano le normative, si generano appunto questi imballaggi che hanno dentro il contenuto che però non servono più a niente. E che fai? O li vai a smaltire, o se no un'alternativa è appunto questo, il depackaging, che ti attraverso una macchina specifica possiamo andare a recuperare gli imballaggi da un lato e recuperare gli organici dall'altro e quindi rigenerare questi materiali e rimetterli in nuove filiere di valore, sostanzialmente. Nell'ambito della distribuzione possono essere generati questi scarti nell'errore degli ordini, nelle previsioni, oppure deterioramento degli imballaggi o non conformi. Nella trasformazione può essere l'etichettatura non conforme, gli scarti, prodotti scaduti o il ritiro dal mercato. E nel consumo, chiaramente, l'eccedenza degli acquisti oppure gli errori nella conservazione. Infine arriviamo alla piattaforma digitale. Anche questo è, appunto, come dicevo, un'implementazione successiva che vogliamo portare avanti, in cui crediamo. Vuole essere una piattaforma, viene chiamata Frido, vuole essere una piattaforma web app e mobile, utilizzabile dai diversi stakeholder, che siano enti pubblici, cittadini o aziende, e vuole avere diversi servizi utilizzabili gratuitamente
idonei anche a aiutare la società in certe situazioni che potrebbero sembrare banali. Ma poi può dare man mano diversi altri servizi che riguardano cose un po' più complesse come la gestione del rifiuto, la gestione documentale, la tracciabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Uno degli esempi di servizi che vogliamo dare, ad esempio, al cliente finale è l'identificazione dell'imballaggio e la corretta raccolta differenziata. Un altro esempio dei servizi che vogliamo proporre è appunto la tracciabilità e la geolocalizzazione. Non voglio anticipare troppe cose che vogliamo mettere, che prossimamente metteremo a disposizione, però presto le faremo sapere che sono dei servizi che possono gratuitamente si potranno utilizzare e potranno aiutare la società a iniziare a risolvere dei piccoli problemi. Comunque, vuol dire, quindi la digitalizzazione di strutture indoor e outdoor per sviluppare anche mappe interattive con i relativi punti di interesse, sempre parlando rispetto alla gestione dei rifiuti. Quindi creando tutta una serie di meccanismi per valorizzare e controllare i diversi asset. E poi chiaramente tutta una serie di servizi che riguardano il controllo e l'analisi delle diverse performance che possono essere per il singolo dipendente o persona, ma anche a livello di tutta la struttura aziendale. E in definitiva ci siamo immaginati, cioè, immaginando come può essere rappresentato il nostro concetto, una delle diverse possibilità che ultimamente abbiamo portato avanti e che abbiamo cercato di graficamente rappresentare è in questo modo, dove abbiamo qui, diciamo, cittadini, enti pubblici, aziende che hanno delle apparecchiature che riducono il loro volume. Riducono il volume dei rifiuti prodotti, dopodiché è collegato direttamente a questi centri di riciclo, come vedete in questa zona, che vanno a coprire una certa area geografica di circa 5 km, come dicevo. Da un lato può andare a materia prima, che a sua volta può essere utilizzata dalle aziende stesse del territorio, per esempio, ma che può essere poi rimessa sul mercato ad altre aziende fuori dal territorio. Ma per una quota parte di questi materiali, ad esempio, si possono creare dei prodotti che allo stesso modo possono andare fuori dal territorio, ma anche all'interno del territorio stesso, creando una vera economia circolare. Tutto sotto, diciamo, il cappello della gestione digitale dei diversi processi. E direi che con questo ho concluso l'illustrazione della nostra soluzione. Qui lascio i contatti per qualsiasi informazione, domande, qualsiasi cosa. Roberto, io ti ringrazio, per qualsiasi approfondimento ci potete scrivere. Adesso già qualcuno ci ha chiesto, insomma, di organizzare degli appuntamenti. Va bene così, io vi ringrazio, grazie Roberto.